veniamo dalla provincia di Trento. Abbiamo deciso di fare un giro nella Toscana e come prima tappa abbiamo deciso di venire a Arezzo, perché c'è una cittadina veramente bella. E c'è un sacco di arte qua in giro, medievale, i borghi. Molto bella, piccolina ma con tante cose da scoprire, adesso dobbiamo andare a scoprirle. Arrivano principalmente dall'Italia, ma a scegliere Arezzo sono anche molti turisti stranieri. Vengo de Madrid, de España. Muy bonito Arezzo, me sta encantando. I'm from Austria. Yeah, it's nice. It looks very nice. Si prospetta così una Pasqua con il segno più per il turismo aretino. Il tutto esaurito, previsto, infatti, ormai è quasi certo. Nelle strutture il tasso di occupazione che adesso c'è sul venduto, diciamo, per motivi scaramantici diciamo che è superiore al 90%, ma non dubitiamo che questo possa arrivare tranquillamente al 100%. Trend positivo non solo nella settimana pasquale. Arezzo ormai si sta infatti posizionando nel mercato turistico, come confermano i numeri registrati nei mesi tradizionalmente considerati morti. Il primo trimestre del 2023 è stato un ottimo trimestre. È stato un ottimo trimestre per tre indicatori che ci dicono che sta andando molto bene il turismo. Il primo indicatore è il tasso di occupazione. Il trimestre si è chiuso con un tasso di occupazione medio mensile dello stesso del 2022. Invece è spalmato su tutto l'anno. Per quanto riguarda la tariffa, siamo ancora a una tariffa leggermente superiore rispetto a quello che era il 2021, ma l'indice migliore, che è quello che ci dà la definizione, è l'indice di doppia occupazione, cioè quell'indice che calcola quante volte una camera viene venduta come singola o come doppia. In questo caso, nella letteratura scientifica si sostiene che quando questo indice è superiore all'1,5 vuol dire che la destinazione viene scelta per fare del turismo, e nel primo trimestre, credo per la prima volta da quando io conto i numeri, è superiore all'1,5, anzi per esattezza è 1,52.